Tashen Tattoo, 1730-1970, Henke Schiffmacher. Questo libro esce nell'edizione XL, extra large, e come è la novità, diciamo, di quest'anno, è un'edizione limitata di 10.000 copie, ogni copia singolarmente numerata. Quindi chi ha la fortuna di possedere questo libro possiede veramente una copia unica al mondo. Il libro rappresenta quasi 200 anni di storia del tatuaggio attraverso la collezione di Henke Schiffmacher. Henke Schiffmacher, lo vedete qua, è un personaggio notissimo, un artista dei tattoo che si è dedicato, ha dedicato tutta la vita, oltre 40 anni di carriera, non solo al tatuaggio, ma anche a raccogliere litografie, poster, foto, stampe, strumenti, anche magari, come si dice, antichi, per la realizzazione dei tatuaggi. E questo libro rende omaggio proprio alla sua collezione, una collezione talmente ampia che, fra l'altro, Henke e la sua famiglia hanno creato sì, una fondazione che si dedica, in collaborazione con musei, biblioteche e gallerie, si dedica proprio a difendere e diffondere la cultura del tatuaggio e quindi anche una cultura del corpo che comunque va da un capo all'altro dell'emisfero. Insomma, i tatuaggi si ritrovano un po' in tutto il mondo. Il libro si divide in 5 capitoli. Il primo capitolo è dedicato ai tatuaggi tribali. Quindi si va dai Maori ai tatuaggi orientali. Poi abbiamo invece, ecco, diciamo che il formato XL permette proprio di apprezzare la bellezza del tratto e dei disegni e delle fotografie. Stavo dicendo, il secondo capitolo è dedicato ai tatuaggi di origine orientale, in particolare giapponesi, con anche delle mirabilia molto particolari. Per esempio, c'è un dottore che ha raccolto tatuaggi presi dalla pelle proprio, cioè raccoglie proprio esemplari di pelle tatuata. E il terzo, scusate, capitolo è dedicato al tatuaggio come forma di spettacolo, perché poi addirittura nei circhi o nelle manifestazioni freak le persone il cui corpo era completamente tatuato diventavano anche un po', diciamo, uno spettacolo, un'attrazione, ecco. Per le persone. Quindi questa parte è tutta dedicata a questo tipo di manifestazioni. E il quarto capitolo è dedicato invece ai tatuaggi di origine militare, soprattutto di marina, perché chi viaggiava erano appunto i marinai, viaggiavano dappertutto e quindi venivano a conoscenza con diverse culture e spesso riportavano a casa i vari ricordi incisi sulla pelle. Poi l'ultimo capitolo è proprio dedicato a Henke stesso, che ci racconta come lui vive, no? La realtà del tatuaggio, perché poi diciamo che dopo l'auge che avevano vissuto durante il periodo fra le due guerre, poi le varie leggi sanitarie avevano un po', insomma, soffocato quest'arte, che però oggigiorno ha ripreso vita. E anche proprio la cosa che apprezza di più, ci dice, è il fatto di poter scambiare con gli altri tatuatori le sue esperienze, le sue mirabilie, quelle le cose che lui ha raccolto nei suoi 40 anni, oltre 40 anni di carriera. Quindi un libro super completo, se così si può dire, sul tatuaggio, oltre 200 anni di storia del tatuaggio, per Taschen, 125 euro in inglese, francese e tedesco.